Leggiamo insieme la vignetta. Il romano afferma, commenta: Lydia mi gratia segit ob donum quod da me acceperat. In questa vignetta ci interessano due forme verbali, egit e acceperat. Egit è il perfetto, indicativo, attivo di ago agis egi actum agere. Gratias agere significa in latino ringraziare. Acceperat è invece la forma del più che perfetto. Da accipio, accipis, accepi, acceptum, accipere. Dal paradigma di un verbo prendo il tema del perfetto, che ricavo dalla terza voce verbale del paradigma staccando la desinenza i, e ottengo appunto laudav. A laudav aggiungo le voci dell'imperfetto indicativo del verbo essere. Laudaveram, io avevo lodato. Laudaveras, tu avevi lodato. Laudaverat, egli aveva lodato. Laudaveramus, noi avevamo lodato. Laudaveratis, voi avevate lodato. Laudaverant, essi avevano lodato. Ripeto, al tema del perfetto, laudav, aggiungo le voci dell'imperfetto indicativo del verbo essere, quindi eram, eras, erat, eramus, eratis, eram. Ripeto la stessa operazione per tutte le altre coniugazioni. Qui abbiamo per esempio la coniugazione, la seconda coniugazione del verbo moneo, monere. Anche qui prendo il tema del perfetto, monu, e aggiungo eram, eras, erat, eramus, eratis, erant, e ottengo il più che perfetto di moneo. Monueram, monueras, monuerat, monueramus, monueratis, monuerant, che tradurrò con un trapassato prossimo indicativo. Dunque io avevo esortato. Ripeterò lo stesso procedimento per le altre coniugazioni, cioè per la terza e la quarta. Nel caso di lego, prendo il tema del perfetto, leggi, stacco la i e ottengo leg. Quindi avrò legeram, io avevo letto, legeras, tu avevi letto, legerat, egli aveva letto, legeramus, noi avevamo letto, legeratis, voi avevate letto, legerant, essi avevano letto. Stesso procedimento per audio, audire. Al tema del perfetto, audiv, aggiungo eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Dunque, audiveram, io avevo udito, audiveras, tu avevi udito, audiverat, egli aveva udito, audiveramus, noi avevamo udito, audiveratis, voi avevate udito, audiverant, essi avevano udito.